Allora, intanto avrete notato che tutta la prima parte è costruita su "avete inteso che fu detto, ma io vi dico". Gesù, che ha iniziato questa parte del discorso pochi versetti prima, sta cercando di raccontare alle persone che ha di fronte come vivere veramente secondo quanto Dio desidera. Ma non solo. Cerca di far capire alle persone che quanto viene detto da Dio non è solo, non lo so, voglio dire, un modo per imporre lui la sua volontà, per renderci schiavi, ma anzi è esattamente il contrario. La legge di Dio serve, quando è vissuta in modo vero, autentico, per liberare l'uomo, per renderlo felice, per non lasciarlo chiuso dentro una gabbia fatta di odio, rancore, apparenza. Gesù rifiuta tutte queste modalità false di vita, anche se sono quelle più comuni, più normali sembrano, e dice si può vivere secondo un altro schema, secondo un'altra modalità. Ecco che allora ci sono tutta una serie di indicazioni che ti dicono non commettere adulterio. Si può leggere in un altro modo e secondo un'altra linea direttiva, che è questa. Stai attento a ciò che desideri, perché ciò che desideri cambia il tuo modo di vivere. Ed è un'indicazione estremamente interessante e intelligente che dovremmo sempre riprendere. Pensate a che cosa si fa correndo dietro ai desideri ogni momento. È come quando si è piccoli, no? Da piccoli cammini per una strada e trovi una vetrina e tac, stampato contro la vetrina e giù, capricci finimondo, finché non hai le cose che sono dentro quella roba lì. Se però tua madre riesce a strapparti da quella vetrina, non è che quel desiderio era così profondo, così vitale, in realtà non te ne ricordi più perché capita un'altra vetrina e tac, riparte la sceneggiata. Qualche volta nella vita si fa così, purtroppo. Cioè si continua a costruire in base ai desideri, così come quei desideri ti appaiono. In quel momento sono l'unica cosa importante, l'unica ragione di vita. Gesù dice: no, stai attento. A volte ciò che desideri cambia la tua esistenza. Di fronte alle persone è facile desiderarle. Se ti trovi davanti un bell'uomo, una bella donna, va bene. L'immediatezza ti dice desidera, ma sei sicuro che quella sia la strada giusta? Cioè, al di là dell'impulso immediato, quando poi la tua vita rischia di costruirsi tutta secondo il cercare di raggiungere quel desiderio, che in realtà non è essenziale, non è vitale, no, non stai cercando qualcosa di veramente profondo, stai cercando un oggetto, un giocattolo, come facevi da bambino davanti a una vetrina. Quando la persona che hai di fronte a te non è più una persona, ma una cosa, un giocattolo, lì le cose non stanno funzionando come dovrebbero. Lì stai sbagliando l'obiettivo. Così nelle indicazioni sul matrimonio. Indicazioni dure, complicate da vivere, e lo sapete, insomma, voglio dire, probabilmente alcuni di voi vivono anche in famiglia dove magari ci sono stati casi di divorzio o di separazione. Quello che Gesù dice è cerca di costruire sempre un amore che non rinnega. Ah, che bella cosa sarebbe. Un amore che non si scioglie in poco tempo. Poi a volte possono esserci casi seri, situazioni molto complicate. Io non voglio in nessun modo giudicare le singole situazioni. Io cerco di suggerirvi come interpretare l'indicazione di Gesù, che non è fatta per mettere un peso insopportabile sulle spalle delle persone, per cui se ti trovi con qualcuno il quale non riesce a condividere la vita, devi sopportare di tutto, anche se vi dirò, alcuni l'hanno fatto e comunque hanno trovato la strada della beatitudine. Però, evidentemente, questa è una cosa che ogni persona si gioca personalmente nella sua coscienza. Però l'indicazione di Gesù è bella. Cerca di costruire con le persone un amore fedele, un amore
che non rinnega ciò che stai facendo e ciò che l'altro fa, addirittura ciò che l'altro è. Avete inteso, non giurerai il falso, eccetera, eccetera, il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Sembra un'espressione un po' strana, ma in realtà anche questa è la richiesta da parte di Gesù di vivere secondo una trasparenza, una semplicità che invece tante volte dimentichiamo. Fate passare la vostra vita, la vostra giornata e vi accorgerete di quante volte si raccontano frottole di ogni genere. La nostra vita è intessuta di menzogne. Come fare? Gesù dice: cercate di costruire un linguaggio che dica sempre la verità. Non nascondetevi, non mimetizzatevi, non mettetevi maschere, non siate ipocriti. Siate quello che siete e cercate di costruire sempre di nuovo una persona nuova che non ha bisogno di mentire. Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente? Sapete che era una legge, insomma, perlomeno di giustizia, perché se uno ti pestava un piede e tu lo paralizzavi, non era giustizia. Ti ha pestato un piede, pestagli un piede. Bene, questa era la legge del taglione, appunto, occhio per occhio, dente per dente. Gesù dice: non basta, non è sufficiente. Devi andare oltre questa indicazione. Ama l'altro e fai sempre in modo che l'altro abbia una possibilità di redimersi. Dagliela tu la possibilità, anche se non la merita. Ti chiede di fare una cosa per forza, tu falla per amore. Spiazzalo completamente. Invece di essere lì a buffonchiare, a dire a... Prova a scardinare il suo mondo. Fai quella cosa che lui ti chiede di fare secondo i suoi criteri di dominio. Tu falla perdono. Come qualcosa di diverso. Metterai dentro la vita dell'altro qualcosa che è un seme, che l'altro potrà cogliere o meno, ma un buon seme.